Ben ritrovati con il TGL News delle ore 16. In primo piano lo scontro tra un'auto e una moto avvenuto a San Giorgio all'incrocio per Casenuovi intorno alle 14:30 di oggi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, due le persone rimaste ferite e condotte all'ospedale di Piacenza. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Resta nel frattempo ricoverata in ospedale la donna di 53 anni che ieri mattina in piazza a Caorso è stata aggredita da due Rottweiler. Al momento la 53 anni si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dopo gli interventi subiti ad opera dell'equipe di chirurgia generale e chirurgia ortopedica. Il proprietario è stato nel frattempo denunciato per lesioni gravi, colpose, a seguito di omessa custodia di animali. Dopo le temperature estreme dei giorni scorsi, è in arrivo da domani un calo della colonnina di mercurio dovuto ai temporali, che secondo le previsioni dovrebbero avvenire nelle ore centrali della giornata, portando a temperature più in linea con quella che dovrebbe essere la media stagionale. Si parla di 28 gradi di massima, con le minime invece attorno ai 17 gradi. Claudio e Domenico Cavaciuti, padre e figlio, festeggiano quest'anno il 40° anniversario dell'inizio del loro rapporto di lavoro alla diga del Mignano. Sul nostro sito liberta.it trovate la loro intervista con tante curiosità sull'invaso valdardese. Per il Piacenza Calcio si avvicina la sfida di sabato 12 agosto contro il Crotone, valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Nel frattempo, ieri, i biancorossi hanno battuto il Fanfulla in amichevole per 4-0. Vittorioso anche il Fiorenzuola, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D, che sempre ieri si è aggiudicato il test amichevole contro la Fidentina, con un bel 4-2. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo con il TGL News alle ore 18.